voglio parlare delle circostanze. No, tu devi rispondere su tutto e non soltanto su quello che fa comodo a te o a quelli che ti hanno mandato qui, chiaro? Ci sono tre nuovi testimoni che vogliono deporre a favore del Trotti. E fra loro c'è mio figlio. Siamo in molti ad avere i figli schierati dall'altra parte. Leggi, leggi. Leggi qua le stesse parole. Ma la carne lo so io quello che si deve fare. È più facile colpire un padre che un giudice, eh? Ma vaffi. Renzelli è morto. 10 minuti fa. E questi ora sono un branco d'assassini. Una cosa a me me la deve dire. Secondo lei, chi è che ha ammazzato l'agente Renzelli? Un incidente. Eh già. Ha sbattuto la testa contro un pugno di ferro, vero? È questo l'incidente. Scappa, fratello, scappa. Gira alla larga e pensa alla tua libertà. Avanti, in piedi voi altri. Su, in piedi e faccia al muro. Fate quello che dice il poliziotto. Per te non sono il poliziotto, ma il commissario, hai capito? Le idee sbagliate, certe ideologie fanno più paura della droga. Chi lo stabilisce se un'idea è sbagliata? Tutti noi. La maggioranza silenziosa. Sti studenti sono tutti una massa di vigliacchi e di drogati. Per lei neanche la morte ha reso uguale a quei due. Se useremo queste informazioni sarà anche contro tuo padre. Quello che devo fare lo so già. Non c'è più da aspettare, stavolta sparo a zero. Cosa vuole da te la questura? Non lo so. Ma perché questa convocazione? Perché devi presentarti su? Ve lo diranno loro. Questo lo stampo gratis. Voglio vedere botto che fa. Grazie. Fino a ieri sì, l'avrei fatto, mi sarei consegnato nelle vostre mani. Adesso no. Non voglio costituirmi mentre un altro assassino se ne va in giro protetto da tutti voi.